Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, eccomi qua con un altro progetto, un progetto molto semplice, facilissimo da realizzare. Allora, io l'ho realizzato con questo filato della Mistrico Panda. Ogni gomitolo è da 200 grammi ed è 40 metri. Allora, io per fare questo, diciamo, coprispalle poncho, ho utilizzato quattro gomitoli. Si lavora con l'uncinetto del 12 o 15. Allora, io ho iniziato, diciamo, con l'uncinetto del numero 15, però poi sono andata avanti a lavorare con le mani. Quindi ho lavorato tutta maglia bassa, però ho lavorato con le dita e devo dire che è stato anche molto divertente. Mi è piaciuto moltissimo. Di quattro gomitoli, ripeto, un gomitolo da 200 grammi, mi è rimasto questo. Quindi meno di 400 grammi. È un filato morbidissimo, veramente è stupendo. È anche anallergico, quindi è adatto per tutte, diciamo, per tutte le pelli, per tutte le età, anche per i bambini, per fare un cappottino è anche l'ideale. Allora, non c'è molto da dire su questo filato perché vi renderete conto quando lo lavorate che è davvero fantastico. Mi è piaciuto molto e credo che farò ancora altri progetti con questo filato. E niente, adesso che vi ho presentato il mio protagonista di oggi, possiamo iniziare a lavorare il nostro coprifalle. Ah, volevo dire anche che ho messo dei bottoni. Questi bottoni sono, diciamo, sono provvisori, anche perché in casa non ho altri bottoni, però è per farvi vedere, per rendere un po' l'idea come va chiuso questo coprifalle. Quindi voi potete mettere anche altri bottoni, dei bottoni gioiello, insomma, a vostra scelta. E poi sempre con lo stesso filato ho fatto qui delle frange che poi diciamo nella presentazione del video avete visto come viene indossato. A me piace molto, ripeto, molto semplice, quindi lo può fare chiunque e indossato fa veramente una bella figura. Inizio la mia lavorazione. Faccio il mio primo cappietto. Io lavoro con l'uncinetto del numero 15. Primo cappietto e quindi 1 2 3 4 5. Allora, se non avete in casa l'uncinetto del numero 15, potete lavorare benissimo anche con le mani. Facciamo le catenelle con le dita, quindi inserisco il dito dentro l'anello. Ho fatto 5 catenelle, 5 6 7 8 9 10. Facciamo 12 catenelle, 10, 11 e 12. Faccio una catenella in più perché adesso devo iniziare a lavorare le maglie basse, quindi una catenella in più. Maglia seguente, diciamo che le catenelle si sentono perché se toccate si sente dove abbiamo lavorato la catenella, ok? Quindi lavoro 1, una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Così, qui maglia seguente, maglia bassa. Mi sa che vado avanti anch'io con le dita, non solo l'uncinetto del 15. Maglia bassa, maglia bassa, così. Anche divertente a lavorare con le dita, a me piace. Allora, arrivo alla fine e qui è dove ho fatto il cappietto, così, e ho fatto il mio primo giro. Adesso faccio una catenella. Giro il lavoro,
maglia seguente. Qui ho fatto la catenella, quindi vado nella maglia seguente e lavoro la maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Quindi facciamo dei giri di andata e ritorno sempre a maglia bassa. Adesso io non lo so quanti centimetri andrò avanti, quindi adesso lavoro un po'. Quando arrivo a una lunghezza che mi va bene, poi vi dico quanti centimetri ho lavorato. E a questo punto io vado avanti a lavorare, diciamo non uso l'uncinetto, ma lavoro con le mani. Va bene? Ci ritroviamo dopo, quando raggiungo la lunghezza che mi va bene. È bella, è molto bella, morbida, sembra veramente pelliccia. Ok, a dopo. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla diciamo alla lunghezza che mi va bene, 1,15 m. Ecco, adesso questo è il lato dove abbiamo lavorato. Adesso nella parte diciamo lunga, laterale, faccio un giro a maglia bassa. Allora, scusate un attimo. Allora, faccio una catenella per alzarmi e lavoro, diciamo, un giro tutta maglia bassa, però ogni 5 maglie faccio una diminuzione, quindi vado a stringere un pochino. Allora, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. 3. Cinque. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, quindi ho saltato una maglia. 1, 2, 3, 4, 5. Salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. E ancora salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. Così. E quindi vado, arrivo alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Quindi lavoro l'ultima maglia bassa, però voglio fare ancora un giro, quindi ripeto lo stesso giro, diminuisco una maglia ogni 4 maglie, quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado avanti. Adesso salto, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia bassa, così. Dopodiché arrivo alla fine del giro e taglio il filo, perché vabbè, adesso va bene, faccio due giri di diminuzione e poi stacco il filo. Eccomi. Allora, io ho chiuso il mio giro. Allora, qui nascondo un attimo il filo che poi taglierò. Allora, ho finito, ho staccato il filo. Adesso dovete prendere la misura per mettere dei bottoni. Ora, io in casa non ho dei bottoni decenti e per farvi vedere ho questi bottoni. Ok? Potete mettere poi i bottoni che volete.
Io al momento questi qua in casa, però voi potete mettere dei bottoni gioiello, delle spille, insomma, fate voi. È per farvi vedere all'incirca come viene il lavoro, ok? Poi se vi avanza anche un po' di filato, potete fare anche delle come dire, delle frange, ecco. Prendete un po' di questo filato, lo mettete in due e lo mettete proprio qui, così. È molto bello come idea. E farlo tutto intorno. Comunque, qui è dove ho fatto le diminuzioni, quindi poi qui metterò dei bottoni. Così. E questo lo potete usare come un coprispalle. Ecco, molto semplice, veloce e secondo me anche molto elegante. Poi, se facciamo, come dicevo, se prendiamo un po' di filo, un po' del filato che se è rimasto, si avanza del filato, possiamo fare delle frange qua, così. Comunque io adesso finisco il mio coprifalle e poi lo metto sul manichino. Allora, vi dico anche quanto è largo. È largo. Allora, 42 centimetri circa. 42 per 115, ok? Allora, vi dicevo, metto i bottoni, lo metto sul manichino e vi faccio vedere l'effetto che fa, come viene indossato. Intanto vi saluto, vi ringrazio, spero che questa idea, una semplice idea, è stata di vostro gradimento. Se vi è piaciuta, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione a tutti e ciao!